Io volevo continuare il gioco. Il problema è che sono stato male. Sabato e domenica sono stato KO a letto. Nonostante questo lunedì sono tornato a lavoro. E anche oggi sono andato a lavoro. Infatti mi sentirete con tosse, col naso un po' chiuso. Non mi sono ancora ripreso del tutto. Sono abbastanza operativo, però sentirete suoni brutti durante la live. Appunto. Eravamo rimasti che abbiamo scoperto che, ahimè, il gioco è peggio di quello che pensavamo. Dovevamo andare prima all'area manutenzione perché per recuperare la chiave inglese e poi alla prigione per recuperare il tagliabulloni. Credo che è quello che faremo. E poi direi che quello che faremo probabilmente subito dopo è un po' di esplorazione di tutto. Di nuovo di tutta l'area. Quindi una volta che abbiamo preso il tagliabuloni, riesploriamo tutta la prigione, la manutenzione, riesploriamo l'area base, poi riesploriamo per bene o l'arsenale o l'altra area, quella dove dobbiamo andare ancora adesso, i quarters, e poi vediamo. Perché comunque ci sono un botto di porte che si possono aprire solo se un botto di oggetti in giro e cose del genere. Quindi probabilmente partiremo dall'ultima volta che eravamo pronti a mettere della benzina nel generatore perché pensavamo che eravamo pronti a proseguire col gioco, ma non è così. Quindi metteremo tutta la benzina via, ci porteremo solo la torcia e la pistola e andremo appunto all'area di manutenzione. Ciao Kiko, come stai? Tutto bene? Mi sto ancora un po' riprendendo da un po' di malore. C'ho la gola un po' a puttane. Naso mezzo chiuso, mezzo aperto, come gli va, gli va. Per il resto, dai, sto bene. Un po' di stanchezza, ma normale. Vedi. Qua siamo tutti stanchi. Ah, giusto che abbiamo trovato si stavo dicendo l'armatura antigas. Sono messo veramente male. Ah, merda, però. Cazzo. Non possiamo mettere via la benzina. Perché non abbiamo spazio. Allora, creiamolo, va. E abbiamo due molotov. Così possiamo mettere. Effettivamente via entrambe la benzina. Sarà una strozzata? Non lo so. Scopriamolo. Devo un attimo ricordarmi i comandi, scusate. Allora, abbiamo due munizioni da ricaricarli, sa? Com'è che si faceva? No, era così. No, non da ricaricare, perfetto. Allora. Ok, il piano. Esplorare la manutenzione. Trovare la chiave inglese. Esplorare la prigione. Trovare il tagliabulloni. E poi si vedrà. Quindi. Noi adesso da qui scendiamo, andiamo dritti per dritti, oppure andiamo dritto per dritto qua e poi scendiamo. Tanto è uguale, la manutenzione sta lì, andiamo prima per di qua. Com'è che si usava la torcia? Così. Ok, attenti ai suoni. Dei suoni che la bestia è in agguato. Adesso a sinistra in teoria. Giusto? Sì, manutenzione. Ah, giusto, meno male. Stavo già per lamentarmi e invece ho messo che i topi non rompono il cazzo perché sennò stiamo freschi. Quindi questa è l'area manutenzione? Sì, ok. Lo stronzo io, ma ci avrei messo un checkpoint, lanterna ogni inizio area, perché c'è far su e giù è una rottura di cazzo. Però non mi ricordo. Ah, giusto, adesso tanto ce la danno la mappa. Se possiamo vedere la mappa, magari dietro una porta che è chiusa come sempre, quindi. Ah, questo è un mattone, forse, volendo.
Non fate entrare i ratti. Ah ah ah. C'è una trappola. Una granata lì. Che palle. Non c'è un altro modo per entrare, vero? No, di solito non c'è. Creatura vicino. Adesso arriverà. Andiamo a nasconderci. Che palle che finché non hai il coso non puoi farci niente. Finché non hai il... Siamo feriti, no, solo leggermente. Ci sono tutte ste porte. Le porte che hanno delle X. Praticamente hanno spesso... Cioè hanno sempre delle trappole dietro. Che di solito sono granate legate col cavo alla porta, no? Ora, teoricamente, se avessimo il tranciabulloni, perché evidentemente lui è un idiota, il filo si potrebbe rompere. Ma non ce l'abbiamo. E in teoria per prendere il tranciabulloni devi prima avere la chiave inglese, che è in quest'area, quindi dobbiamo comunque andare per di qua per forza. Sta venendo verso di noi? No, non è andata verso di noi, ok. Sì, sta venendo verso di noi. Merda, merda, merda. Ok, quella era di nuovo la bestia, credo. Credo se ne sia tornata tipo sopra. E se n'è andata, forse. Perché non credere che fare il caricamento faccia allontanare la bestia? Di solito non... un gioco se ne frega. Spero di non dover far saltare in aria altra merda. Allora, qui avevamo addirittura due di benzina per il rigeneratore. Sempre genegna. Aperto le gallerie, ti giuro, sono diventati più minacciosi. Non si posso assicurare cose del genere. Sono decisamente molto più aggressivi. Chissà perché. Questo sarà vuoto come sempre. Ma si facesse un po' i cazzi sua sta bestia? No, eh? Cosa abbiamo trovato di... questa? Non so cosa abbiamo trovato di foto. Questa poi ce la dobbiamo ricordare che servirà per... quando dovremo tornare indietro. È tipo... qui da qualche parte, oltre i muri. A saperlo che non c'era un problema di difficoltà, mettevo la difficoltà più semplice e vaffanculo. Sei incazzata per qualche motivo, tra parentesi. Sei incazzata coi topi? Stavo combattendo fra topi e bestia. Sembrava così dal livello del suono. Devo riprendere la mappa. Okay. Allora. Noi siamo qui. Deposito dei rifornimenti. La loggia del capomastro. Sala del personale. Accesso al bunker, cappella, deposito centrale, deposito carburante. Deposito carburante non è male come cosa, anche se siamo già pieni. Infatti penso che la prigione poi proviamo a farla col carburante attivo, sapete? Quindi prima a sinistra. Questo
Questo era un. Mi sono già scordato cos'era, era un deposito di qualche tipo, credo. Traccio. Munizioni. In tutto questo, adesso che ci penso, dobbiamo anche trovare le targhette varie dei nemici, dei morti soldati per sbloccare gli armadietti. Abbiamo già l'inventario pieno, vero? Più o meno siamo là. Cioè, sarebbe veramente da tornare indietro ad attivare il generatore, quasi quasi. Non so quanto suono fa sto armadio. Non c'è niente. Ah no, è un medikit, eh? Sì. No, aspetta, cos'è? Sì. Pensavo fosse un ampliamento di inventario. E niente, devo praticamente già tornare indietro per certi versi. Chiamatemi stronzo e cagasotto. Prima che mi interrompessero, chiamatemi cagasotto, ma io torno a attivare il generatore. A salvare, visto che abbiamo un botto di oggetti, e ad attivare il generatore. Certo, adesso devo riuscire a ricordarmi dove cazzo era il generatore, però. Ok, sì, mi ricordo che avevamo sceso le scale. Come sono? Infermeria Administration, era di qua. Exit sarebbe molto bello, sai? Ok, mi sa che ci siamo persi. Che cazzo di stanza è questa? Non mi ricordo. Ok, di qua. Ah, ok, siamo qui. Ok. Perché ha una patina di colore così diversa rispetto al solito? Non mi ricordavo che eravamo qui. Scusate che mi hanno scritto. Yep, addirittura più chat in contemporanea. Che cosa sarà? Chi sarà? Cose importanti? O mi odiano tutto? Un paio di cose sono inutili, una invece è abbastanza importante per me. Oggi è stata una bella giornata comunque, a parte io che sono mezzo malaticcio. Sono successe cose belle, magari un giorno ve le racconto. Save al volo subitissimo. Ora che abbiamo fatto un save mi posso sentire. Stavo sparando alla cazzo. Mi posso sentire più tranquillo nel dire che adesso quello che faremo è. Allora, innanzitutto. Tanto le bottiglie non servono a nient'altro. Facciamo un'altra molotov. Lasciamo il kit medico. Questo non so che cazzo serve. Cioè serve solo per dar fuoco, penso. Perché è un razzo di segnalazione, serve per dar fuoco e basta. Io direi che quasi quasi. Facciamo un save di nuovo. Memorizziamoci un attimo. Dov'è l'amministrazione? Che è subito qui. Sì, abbiamo fatto il giro più lungo prima perché non ho visto la porta. E direi che possiamo fare da first.
stavo andando bene senza riattivare il generatore, però sono veramente un genio. Merda, era qui! Era lì ferma. Ok. Amministrazione di qua. Quella era la cella frigorifera, giusto? Che non possiamo ancora aprire. E che non posso correre comunque, anche se c'è la luce, perché da quel che ho capito gli frega un cazzo la bestia ormai. All'inizio era tipo no luce, no paura, adesso è... Oh merda, non funziona uguale. Oh cazzo. No, forse questo. Mi fa piacere essere utile ai miei amici, sapete? Molto. Allora, abbiamo detto di là no perché c'è... Il filo, anche se non si vede qua. Cazzo. Ah beh, gas. Il gas va bene. Scusa, grigliata mista, che trofeo sia? È tipo gas sui topi? Ha dato fuoco a un cadavere? Ah, ho dato fuoco a per terra senza rendermene conto, ok. Targhetta, dimmi che c'è. Sì, bello. Siamo in inventario pieno di nuovo. Ah, questo veramente ha dato fuoco. No, vabbè, secondo me ci sta quello che ha fatto. Eccolo qua. Dai, dai, fatto bene. Forse accendino è vicino. O forse è nell'armadietto. Era nell'armadietto, giusto? Forse è nell'armadietto di quello lì. Ah, abbiamo uno straccio e una bottiglia. Direi che possiamo fare così. Ci prendiamo solo lo straccio, la bottiglia non serve. Bestia? Direi di sì. È stata in aria qualcosa, è stata un'altra trappola di qualche tipo. Cioè, tipo adesso qui, no? Io sarei stato scoperto dai ratti se non avessi messo quell'opzione. Fa cagare sta cosa. Un mattone. Non penso che le porte, queste di metallo, si possano aprire. Quindi questa è chiusa. Non che io sappia dove siamo. Penso sia chiusa da una cassa oltre. Ho un foglio. Così vicino a un buco della bestia. Ok, mi dispiace molto, sei entrato in un buco molto sbagliato. Questo che ci penso accendino probabilmente sarà un oggetto che vale come... Oddio, dimmi che anche questa... Cazzo, che sfiga. Munizioni. È finito il generatore. Credo. Ok, accovacciamoci. E cerchiamo di raccapezzarci dove cazzo ci troviamo. Allora, di qua. Pantry. Non è andata bene l'ultima volta in una pantry, devo dire che non ho i ricordi perché è passato troppo tempo, ma... Carne, che non abbiamo bisogno. Niente. Bottiglia. Ma
stanno mangiando il formaggio? Cioè, mi dirai, sottopi. Sì, stanno mangiando il formaggio per una volta. Ok, qua è pieno di bottiglie e basta, in teoria. Davanti a noi. Ok, credo sia passata per il corridoio, ma non ci abbia visto. Giustamente siamo al buio, ho messo l'opzione del cazzo. A destra visto che lei è andata a sinistra. Capisco dov'è. È tornata, mi sa, su. Ah, qui c'è il cavo. Perché ho tirato fuori la cosa la benzina? Non lo so. Allora, io direi che devo saltare, quindi. A posto, riaccovacciamoci e via. Non è un foglio? No. Ok, gas. Niente di particolare però. Cazzo, è sopra di noi. Non vedo niente. Se sta polvere smette, grazie. Questo non si può aprire? No, credo, non si possa aprire. No, non si può aprire. Ah, qua è tutto sfondato. Questa mi sa che è la porta che ha sfondato prima, quando abbiamo sentito un tonfo, un bot. Buco suo. Qui ci sarebbe luce, ma vabbè. Scusatemi se è tanto buio, ma. Fermi, quando sentiamo questo bisogna stare fermi. Mi sembra che è più possibile che facendo così non venga da noi, da quello che ho capito. Ok. Che cazzo è sta roba? Bastoncino, non so che serve, ma la bestia è qui. Bastoncino, che cazzo serve il bastoncino? Lo tiro alla bestia e me lo va a riprendere. Oh, un oggetto chiave di qualche tipo che serve poi. Scusate se dobbiamo continuare nell'oscurità, ma è il metodo più sicuro per non fare rumore. Merda. Ah, ok, qui, è oltre il muro. È nel corridoio che abbiamo appena percorso per arrivare in questa stanza. Oh, mi scrivono tutti adesso. Tipo il mondo. Un attimino. Se n'è andata, credo. Cosa sto a fare? Cazzo, che è sto rumore? Guarda te. Funzioni? Yep. Cazzo di rumore poi. Cazzo dice, una galleria questa? Io comunque questa, cioè, non potrei farla coi topi che. Cioè, con
Secondo me pretendono troppo i giocatori. Un medaglietta, dimmi che hai codice. No, cazzo, peccato. Un'altra. Quante senza codice, quante? Adesso dove cazzo siamo però? Scusate topi, torno con voi perché mi sa che la bestia sta tornando un attimo. Non so dove siamo esattamente perché non mi ricordo più la conformazione dell'area. Dovrei tenermi cazzo una mappa sempre aperta su internet. Pillbox. Oh no, serve una chiave. Cazzo. A chiunque necessiti di accedere al bunker, chiedete di padre The Race. Siamo entrambi in possesso della chiave. Quindi o vado dal capomastro o vado alla cappella. Perché padre direi che sta alla cappella. Avevo visto sto cavo, mica sono scemo. Andiamo per dove è andata la bestia. Mi sento stronzo. Oh, non ho la minima idea, eh. Scale? Cosa c'è scritto lì? Fuel storage, ok. No, allora ragazzi, scusatemi, ma io apro la mappa su internet perché qua. Amnesia de bunker map. Perché qua non posso giocare senza la mappa fissa. Cioè, io ho capito che ora voglio fare l'esperienza figa, però, cioè, esperienza figa è un conto, rompersi il cazzo è un altro. Penso che molta gente sarebbe d'accordo con me. Allora, c'è una mappa a grandezza umana, spero. Anche perché vorrei poter anche tornare indietro a salvare. Abbiamo un botto di cose, abbiamo un codice, non so per cosa però. Cioè per quell'armadietto spe nello specifico, però ce l'abbiamo. No, decisamente questa non è l'immagine migliore. Scusate, ma va così. Grandezza un attimino più decendi. Fate se tossisco spesso, però mi viene da per via della gola. Purtroppo va così. So che mi sa che questa è una mappa che ti segna anche gli oggetti, non è la cosa che vorrei. Volevo una mappa liscia liscia per capire, però vabbè. Allora, noi siamo a Fuel Storage. Qui noi siamo nella Storage Hub. La Pantry l'abbiamo fatta. Siamo passati per la Workshop. Quindi tutto giusto, tranne che mi sa che non abbiamo trovato la Fire. La Fireman's Quarters. E forse un'altra stanza, però vabbè. Quindi noi siamo qui adesso. Quello è il tunnel che abbiamo percorso. O andiamo alla cappella, che è dove dobbiamo andare per la chiave, oppure andiamo alla full storage. Se continuiamo a sinistra. No, non è vero, non possiamo tornare da dove siamo venuti perché in realtà è tutto tappato. A meno che non siano cose che poi possiamo tappare, st cioè stappare con la chiave inglese slash taglia il trinciabuloni. Però prima di questo vado un attimino in bagno, scusatemi ragazzi, però il dovere chiama. E quindi io rispondo.
Cosa stavo facendo? Sì, stavo dicendo dove ci troviamo noi. Quindi, io non so se le chiavi valgono come oggetto nell'inventario, non so se capite cosa intendo. Vogliamo rischiare di passare. Mentre possiamo passare da lì, o no? Ma io ci rischierei a passare dal food storage per vedere cosa c'è. Che era di là. Tipo di là c'è la cappella, credo. Siamo accovacciati, sì? Sì. Madonna, che angusto posto di merda. Mi sono cagato. Bisogna aver attivato una trappola. Oddio, quante bottiglie. Cosa? Serio? Ma questa cosa, questa meccanica è bellissima. Ok, buona a sapere. Sì? Quindi, deposito di carburante è questo. Io sono curioso di andare a destra a cercare la chiave. Ma non così pazzo per via di tutte le robe che abbiamo. Oh, foglio? Yep. Ah no, uno straccio, ok. Ma sento diversi brutti. Ok, dobbiamo farci la ritroso, mi sa, uguale uguale, sapete? Sì, perché non so quella scala dove porta, come funziona. Questa è l'altra. Questa è l'altra scala che non so. Ah, forse è questa che porta lì. Vediamo. X sulle porte, no? Oh, cazzo. È un rischio troppo grande questo adesso. Non me la voglio rischiare. Ci vediamo fra poco. È ora di tornare al save. Abbiamo troppe robe da perdere. Più che altro a parte dai proiettili abbiamo le targhette da targhetta 8526, non so per cos'è, però è una cosa che non voglio perdere. E tanto siamo veramente pieni di carburante, possiamo tornarci abbastanza tranquilli. Quindi questo è lo storage, siamo appena risaliti da storage, dobbiamo ripassare per il tunnel. Mi sa che è un mezzo punto safe. Cioè, nel senso, non credo, non sono sicuro, ma non credo possa passare sotto la trave. Oh, ma è sempre nell'area comunque.
Sapete come sarebbe bello sto gioco? Multiplayer. Coppi in due. Accetterei anche i ratti, perché così intanto uno fa rumore dall'altra parte del bunker e si tiene la bestia, mentre l'altro fa quello che serve per la quest principale. Mi sa che fa anche flickare le luci la bestia, quindi è un po' più facile se ci sono luci come queste. Workshop che è questa. Vieni qua. Porco d'inci. Aspetta, cos'è qua? Ah, cazzo, una granata sarebbe bello. Merda. Sono morto? Sono davvero morto, cazzo. Quanta perdita. Tutte le volte è sempre una cazzo di granata. Che palle, dobbiamo rifarci tutta la strada. Riprende tutti gli oggetti del caso. Prendiamo una granata a gas da usare contro il mostro, così almeno lo scacciamo nel caso lo troviamo. Cioè, non so che cazzo fare, che posso portarmi, cosa lasciare. Se, cioè, il deposito dovrebbe essere infinito, parliamoci chiaro. Ma io posso mettere più carburante, tipo. Ma vaffanculo, posso mettere più di una tanica. Ma allora sì, è una strozzata. Cioè, vedo tutto meglio. Chi l'aveva capito che si poteva fare sta. Ecco perché ci sono tante taniche, allora ha senso. Cioè, quasi quasi ne butto 3. Faccio il save prima di attivarlo. Sperando che non glitchi, perché è possibile, per come sono fatti sti giochi in merda. Perché mi sembrava infatti che quella è la F di fuel pieno, però. Sono 4 taniche quindi il fuel pieno, mi sa. Yep. Perfetto. Ci siamo liberati un po' l'inventario del deposito. E adesso avremo il generatore per un bel pezzo. Direi di lasciare lo straccio, la granata ce la teniamo per sicurezza. Save. Poi attiviamo. E sono tentato di provare a correre perché mi sono rotto i coglioni, ma non lo farò, dai, cammineremo e basta. Vai, piccolo generatore. È arrivato il momento di brillare per tipo un anno. Sarà più di un minuto questo, spero. Allora, di qua mi sembra. Ricorrere se non fosse che il gioco non me lo permette davvero. Dunque avrebbero potuto fare che la bestia era vera, spaventata dalla luce. Sarebbe stato una bella cosa utile. Stavo sbagliando direzione di qua. Adesso devo solo ricordarmi cosa devo prendere e cosa no. Che cazzo.
Una munizione quello, ok. Sembrava. Sì, ma con calma, eh. Proprio. Non ti preoccupare. Non levarti dai coglioni, bestia del cazzo. Madonna. Ti è tornato indietro. Piano, aspetta un attimo. Vabbè, dai, che cazzo però. Avevo due colpi. L'ho mandata via? Che culo. Meglio curarsi. Quella che prima aveva la bestia. E niente, non si può aprire. Non abbiamo munizioni, dobbiamo trovare dove l'avevamo trovate prima. E non penso sia già finito il generatore. Infatti, questa scala mi sa che prima non l'abbiamo percorsa, non l'avevamo vista. Già. Peccato. No, no, invece no, c'eravamo stati qua prima. E questa è quella altra chiusa. Come faccio ad aprire queste? Col barile esplosivo, forse? Per ora è meglio non tentare. Giusto, non serve la torcia. Una volta. E niente, la sto usando comunque perché sono un idiota. No, questa carne non mi interessa. Bottiglia non mi interessa. C'era munizioni qui, non mi ricordo. No, ok. Ne avevamo un po' trovate di munizioni. Adesso ce n'è solo una. Ok, quindi nulla cosmico. Penso che tra un po' l'energia se ne andrà, eh. Ho capito che l'ho attivata a lungo, però. Già un po' troppo tempo. Io il bastone lo prendo e vedo che cosa dice. Un pezzo di legno. Io lo prendo così, non so. Non so se servirà. Traccio? Sì. Con le altre. Queste erano vuote. Munition storage. Ma questo lo vorrei aprire, sai? Sembra una granata. O un mattone. La cappella è... ci dobbiamo andare, eh? Stavolta ci andiamo. Abbiamo una bottiglia? No. Però siamo pieni, non serve. Abbiamo ancora abbastanza fuel per un altro generatore quasi intero. Che quasi quasi direi di tenercelo per la prigione, cioè. Non mi dire che è chiusa perché mi incazzo.
la cappella questa. Confessionale c'è roba? Fede incrollabile. Orca troia, padre. Com'è successa questa cosa, padre? Dov'è la sua chiave, padre? Ah, eccola. Sembra quasi che si sia chiusa da sola. Boh. 11th of July 1916, dusk. I sit now at the bedside of my dear friend Henri Clément. The doctor has left, but I remain. I feel I must record the extraordinary twists of fate and fortune that have led me to be here, breathing, alive, strong and well, while Henri lies unconscious, fighting for his life. It starts days ago, on a night patrol. I fell into some kind of pit. I was injured, unable to move, unable to escape. By all rights, it should have been my tomb. I cried for help, screamed myself hoarse. The effort left me parched, exhausted, and still Stavo alone. ascoltando perché mi piaceva molto As the next night l'interpretazione, fell, scusate. as I cried what might have been L'ultimo my è blood's cry for stagnato help, e c'è un bello differente. I could see the stars high, high above, beautiful, indifferent. And then Clément's face appeared at the top of the pit. He lowered himself to me, found a trickle of spring water there, and let me drink from it. It was cool and crisp, with a strange, sweet taste. Never has water felt more nourishing than that, administered by a dear friend's hand. I was saved, but of course, that is not the last twist fate's blade would stab into my back. 11th of July 1916, night. Later now, I continue my tale. As Clément carried me across no man's land, fate struck again. A Bisogna German trovare un outpost coniglio, spotted raga. us. Gunfire, explosions, desperation. And as the air cleared, I pulled myself to my feet and saw that Henri was wounded, blood pouring from his head, his eyes glassy. He was fading. I do not know where I found the strength to carry him, but carry him I did, all the way back to our bunker. 12th July 1916, morning. Woke this morning and realized that a toy I purchased for my son is gone. I promised him I'd bring him something home from the front, so I brought him a stuffed rabbit from a local shop. A rabbit because he thinks he's so fast. He must have fallen from my pack when I Mi fell into the sa crater. The thought of that stuffed che noi rabbit abbiamo being in bevuto that la crater. stessa acqua di, o una roba simile a quella di Rebirth. Siamo diventati più forti, tipo. Vabbè, l'aglietta vuota. Non è vero, un altro codice. È un altro medikit. Ah, non è vero, la borsa, cazzo. Scusami, sì, scusami. Vabbè, scusami tu che mi stai guardando, Singer. Sì, mi vedrete interrompere un sacco di volte. Ah, ragazzi, è arrivato il momento di tornare. No, non è vero, abbiamo la porta da aprire. Che cazzo dico? Madonna, se adesso arriva il mostro. Ah, sì, fammi vedere la chiave. Eh sì, vedi. Sono... Non è? Ah, devo fare così, giusto. Medicina. Può diventare pieno adesso? Eh sì. Questi come si possono... Con il bastone. Ah. Posso fare una di quelle torce così, figo.
Manca ancora l'accendino in tutto questo, ma spero che lo troviamo dentro le armadietti che abbiamo sbloccato. E qui possiamo salire. Perché? C'è la crepa, quindi forse qui c'è il coniglio di cui abbiamo letto. Oddio, così vicino all'uscita. Merda. Trofeo alla memoria. Cos'è? Ho raccolto tutte le targhette? Di già? Hai trovato le piastrine del capomastro. Se ci stanno sparando, non so se ci si può morire, quindi nel dubbio sto attento. Poi queste mi sa che sono quelle per la chiave inglese. Cazzo, raga, dobbiamo tornare giù adesso. Dobbiamo riuscire ad andare al save. Un granata. Perché ho potuto prenderla? Ah sì, giusto, perché ho unito il bastone. Queste potrebbero essere veramente utili però con l'accendino forse, da usare contro la bestia. Adesso siamo pieni di armi, sappiamo bene come funziona davvero il generatore, perché fino ad ora abbiamo sbagliato come degli idioti. Abbiamo usato tipo un quinto, un sesto del generatore di quello che potevamo usare. Lo sapevo. Ok, se n'è andato. Ma qua si può spaccare con... Cioè, posso vedere cosa c'è? Più di armadietti. Qua sarà da tornare. Boh, almeno mi sono levato la palla in una trappola. Ora di tornare al save. Se riusciamo. Sai, per sicurezza farei una cosa sensata, eh? Così. No, dovevo fare ogni colpo. Tanto per vedere se riesco a cacciarlo poi sparandogli. So che non è il modo migliore, però. Almeno siamo pronti. C'era ancora una trappola da qualche parte qui, vero? O l'avevo fatta scattare, non mi ricordo. Non siamo feriti, ok. Eccola qui la bestia, quindi... Continuiamo accovacciati. Qui non c'è luce, qui non c'è luce, dai, dai, dai. Ok, in piedi adesso. Via. Ok, le abbiamo attivate praticamente tutte le trappole in quell'area di cui siamo a conoscenza, quindi siamo a posto. Save. Save di brutto. Niente, sbaglio sempre strada. Vado prima. Vado di qua invece che. Vabbè, fa niente. Un genio, cazzo. Salva. Benessere. Come siamo messi a livello di... era quasi finito, purtroppo. Direi di spegnerlo adesso. Oh, però ci è durato tipo tutta l'area. Abbiamo fatto proprio tranquilli, abbastanza. Allora.
Micromanagement di inventario. Questo straccio lo usiamo su questo bastone. Le cure ne abbiamo abbastanza, quindi via il bastone, via il bastone. Prendo la cura, via la Molotov. Direi che dobbiamo andare agli armadietti. Dove cazzo erano gli armadietti? Sì, come si potesse aprire la mappa così. Allora, erano in storage. Sì, mission storage. Che è di qua, mi sembra. Un po' di scassinare. Allora abbiamo Madonna, Giraud, Boucher, Travers, Stafford. Travers ce l'abbiamo. Granata go go. 8 5 0 9. Due granate. Ce le possiamo permettere? Sì. Anche perché dobbiamo aprire un botto di porte. Eau Claire ce l'abbiamo? No, abbiamo Boucher, Giraud, Stafford, che saranno tutti questi altri, presumo. Dopo sono stronzo che non si mettesse a fare, a usare sta opzione. Controlliamo di 2x3. Cos'è? Sì, lo so che posso finire con gli oggetti utilizzando, voglio sapere cos'è. Vabbè, ho capito, la prendo e basta. È l'accendino. Non si capiva mai nella vita che era un accendino. Ok, ottimo. Ragazzi, sono tentato di lasciare la maschera antigas, perché qua l'inventario sta facendo troppo pieno. Poi Stafford, che è la chiave inglese. Sembra strano di aver raccolto tipo già tutte le targhette. Mancano tipo due aree da esplorare, più o meno. 6, 7, 0, 6. Che culo, c'era già uno. Chiave inglese sbloccata, ragazzi. Abbiamo troppi oggetti. Una chiave a bussola dotata di un meccanismo a cricchetto integrato per muovere una specifica. Adesso possiamo aprire tutte le varie grate. L'ultimo che ci manca è Boucher. Lambert Boucher. Borsa da scabide, godo. Perfetto. Siamo a cavallo. Ora sì che il gioco è migliorato, sapete com'è. Perfetto. Ci mancano uno. Mi sa due targhette? Uno, due. Uno, due. Sì, ci mancano due targhette. Tre. Tre targhette. E poi abbiamo sbloccato tutti gli armadietti. Io sto straccio lo prendo. Vabbè, per ora lo prendo, al massimo poi lo lascio per terra. Siamo pieni di munizioni, pieni di granate. Io sono tentato di tornare da dove siamo venuti adesso per aprire la porta delle munizioni, in realtà. Che magari dice, oh, ti immagini se c'è il fucile a pompa lì. Mi sono immaginato la creatura qui per un attimo. Sono messo veramente male.
Borse tascabili non le abbiamo ancora tutte, se non mi avrebbe dato un trofeo probabilmente. Quindi. Mi sa che c'è il trofeo tipo tutte le borse tascabili. Ah, siamo pieni di molotov, di granate. Abbiamo un botto di. Allora. Ti dirò. Posso fare tipo scambio? No, devo per forza lasciare per terra, vero? No, tipo getta. Ok. Perché tipo questo penso che lo possiamo. Merda, non volevo. Non era proprio questo che stavo pensando. Di usarlo così. Pensavo lo usasse subito. Pensavo lo estraesse e poi dovevo tipo fare con qualche cosa. No, volevo tenermene uno con me perché penso possa spaventare la bestia da come è stata messa giù. Poi non lo so. Perché a noi lì ci manca. Munition storage. Foreman quarters. Non so se ci siamo stati. E il resto penso che abbiamo fatto. Credo. Credo, ma non ne sono sicuro. Ammetto candidamente. Cosa dovevo fare? Perché eravamo qui? Non mi ricordo più niente. Ho lapsus totale? Ok. Getta. Getta. Riprendi. Lascia qui. Ma io questo posso usarlo per dare fuoco a qualsiasi cosa? Adesso facciamo una cosa sensata. Mettiamo un attimino tutta la benzina dentro. Tanto non l'avremmo usata per nessun altro motivo. Credo. Poi viene fuori. No, per usare la dinamita per il finale devi avere almeno tot taniche di benzina. Cioè, intanto la mettiamo dentro, eh. Salviamo con la benzina dentro. Poi. Non la usiamo adesso. La usiamo magari per la prossima area della prigione. Non sono neanche sicuro di volerlo fare, però. Guarda quanto ci siamo liberati così. Così posso lasciare una granata qui. Così abbiamo. Sempre la chiave inglese. Sempre l'accendino. La maschera antigas via. Una granata grass per il mostro. Una granata normale per le porte. Una molotov per il mostro se dobbiamo bruciare qualcosa. E la torcia, secondo me ci sta. Penso che puoi. Sì, puoi metterla per terra, sì, vedi, puoi fare. Puoi versarla per terra se vuoi. Però è tipo una striscia, penso, però non so quanto. Questo spiega come mai ci sono tante botti in giro, non solo per le molotov, ma perché è una buona idea per il carburante. Quindi, cose che possiamo fare adesso? Da Wine Cellar non mi ricordo se aveva anche una grata. Credo di sì. Però ci riempie di bottiglie in maniera devastante. Cosa che già farebbe andare di nuovo al fuel storage. Quindi non abbiamo motivo adesso. Magari dopo che abbiamo fatto la prigione. Io direi davvero di andare semplicemente al munition storage per vedere cosa c'è. E in caso andare nella break room, che forse non ci siamo stati. E basta. Vai. Senza dover attivare il generatore stavolta.
Anche se è stato bello avere luce tutto il tempo, per la maggior parte del tempo. Aiuta un po' ad orientarsi. Certo, ho beccato comunque i... Come si chiama i... Le trappole in faccia la maggior parte di volte, però. Ah, quindi adesso entrando subito a destra. Dopo della porta sfondata. Qui. Ci siamo andati o no? Ah, era perché c'era la trappola, ma noi adesso abbiamo la chiave inglese. Così possiamo andare sia oltre la trappola sia dentro. Faccia che ho fatto, la prima faccia che ho fatto è stata il davvero devo fare tutti i bulloni e poi la seconda faccia è stato il ah davvero ho toccato la linea della granata. Siamo già pronti. Sì, si salva bene per una volta. Non hanno fatto troppo male i save. Vabbè che non è uscito ieri sto gioco. Ma l'altro ieri. Quindi non posso avvicinarmi a quella caccia. L'hanno messa apposta probabilmente. Se adesso rientro nella mia camera sparo a qualcuno. Posso usare l'accendino per farmi luce? Si vede un cazzo, ok. Ci ho sperato, magari non usavo più la torcia, sai? Mi liberavo uno slot di inventario. Proprio come ha fatto il gioco, penso che se lasci un oggetto a terra, tipo ti ritorna. Io dovrei far saltare in aria sti cazzo di topi solo per il trofeo. Guarda come adesso entro in camera mia sicuro. Allora. Perché? Questa è la breaker room. È chiusa, giusto? Eh sì, è questa qui. L'unico modo per entrarci è quello, ok. Nascondersi dopo che hai fatto saltare la granata in teoria. Cos'è sto suono? Via. Si aspetta. Per metterci a fare zic 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 con la chiave inglese.
E poi qui mi sa che non ci dobbiamo più tornare come area. Tranne in caso di... Come si dice di... Ho bisogno di carburante. Sei una merda. Sei veramente una merda. Ma mi sembra anche giusto, cioè se c'è solo quello di vicino, perché non dovrebbe guardare lì, è una difficoltà difficile, cioè. Sono quasi tentato di tirare nel buco la granata a gas, voglio vedere se viene, cazzo. Se c'era qualcosa da raccogliere oltre la... No, posso attivarlo da qui e poi correre dritto per dritto. Cioè, è più sicuro nascondersi tipo accovacciato e basta. Che negli armadi, veramente. E io ricordo che in tutto questo noi stiamo facendo quest'area. Poi ci manca da fare quest'area, quest'area, quest'area. E dovremmo tra parentesi ridare un'occhiata a questa. Anzi, fammi un attimino. Se magari mi segnasse, no? Cose chiuse, cose no. Tipo Reinhard, Fornir, non mi ricordo se sono. Quali di queste sono chiuse? Che tipo. E quali di queste dovrei aprire con le grate, le cose. Cioè, poi dovrò controllare. Internetto. Sta cazzo di... Era troppo bello fare la luce normale, no? No, doveva essere dynamo. Non mai per niente sul verge di crashare. Ma volendo possiamo andare a nasconderci qua. Ah, queste casse non si possono spostare. Oppure qui, qui è molto buio, possiamo nasconderci qui. Che ho spostato, dico. Il buio per l'hotel. Io con la mano così, facendo finta che sia abbastanza. Se sentite rumori strani, purtroppo sono le mie cuffie, che sono cuffie. Lo capisco. Levati adesso però. Merda. Vedermi, sono al buio, sono al buio, sono al buio. Se vuoi che uso il mio cazzo di bastone di fuoco, basta che me lo dice. Di solito non rimane così tanto in giro. Sembra molto prima di solito. Sono ferito, no? No, non può sentire l'odore. Oddio, forse se ne va il buchetto. Forse no. Passo e giù. Oh, finalmente, cazzo.
Credo. Sì? Cioè io so perché quello fosse la bestia, è la bestia, no? Sì. Merda. È ancora qui da qualche parte. Voleva tirare il cazzo. No, fuoco. Te frego un cazzo del fuoco, ah. Va bene, sono quasi tentato di dire ok, leviamoci dalle palle, ci torniamo più tardi quando abbiamo il coso per tagliare le corde, perché, cioè, veramente. Anche perché le prigioni non mi ricordo se erano grandi o no come area. Mi sembravano piccole, però non mi ricordo. Questa, cioè, è mediamente grande come area. Però mi dà fastidio, che cioè, che di solito se ne andrebbe. Allora, andiamo prima alle munizioni, andiamo a vedere cosa c'è alle munizioni. Che quello è più sicuro, quello è più tranquillo come cosa, no? Che dite, amici miei? Ho appena pensato che... è comunque... un muro da distruggere, quindi farò un muro uguale con la mia granata se non c'è un mattone lì. Ci ho pensato adesso. Vabbè, sti cazzi. Al massimo faccio rumore lì e cerco di andarmene. Faccio saltare la granata dall'altra parte, poi torno lì e esploro. E poi torno lì dove faccio saltare la granata ed esploro. Una bruttissima idea. Qui poi posso considerare la zona tipo conclusa e levarmi dai coglioni. So che dovrei andarci dopo. Ma non mi sembra di aver visto catene però, eh. Secondo me in stare non ci sono catene da rompere qua. Lo spaccabulloni. Secondo me ci sono più grate che catene in giro. Allora, dicevamo. Deposito munizioni. È l'unico modo per accedere comunque all'altro lato questo, apparentemente. Ah, qua volendo basta usare la scala, perché non penso che lui salga la scala. C'è un barile esplosivo per caso? Lo usa per forza la granata, non so. Oh, c'è un mattone? Bene, dai. Sta già arrivando. No, niente, volevo portare un po' di rispetto, niente, non ci sono riuscito. Chiedo scusa. Che? Ah, perché c'è il tavolo. Aspettiamo un attimo che si deve dare le palle. In teoria se sto fermo e non faccio niente si deve dare le palle, mi dice non lo farà.
tipo qua sotto fisso, qua sotto fisso, si è incastrata lì. Andiamo ad attivare la granata di là. Sapevo che sarebbe finita così. Sbloccato. Chissà perché si è incastrato in quel modo. Comunque sì, penso che il mostro in sé sia tipo uno di... Cioè, a questo punto forse noi siamo l'altro. E quello che ha bevuto l'acqua è il mostro. Però noi come abbiamo fatto a sopravvivere? Rimane questo dubbio. Immaginati, è ancora lì e non potrò mai entrare nella munition, cazzo in culo. Vado un attimo. Ci sono. Sorratemi, ogni tanto mi cazzus. È ancora qui? No, mi ho tirato via. Credo. Ah, ha rotto. Ci è riuscito a rompere. Andiamo. Adesso tremoli, ho visto la sua faccia mentre lo dilaniava. Mi ha guardato dritto negli occhi e ho pensato, quasi pensato che forse sapeva chi sono. Che cosa diavolo era? Era uno di noi probabilmente. Era solo per questo, cazzo. Dai, munizioni. E carne, vero? No, una granata. Oh, mi ha ridato quella che ho usato. Vai, ci sta. Ah, è vero, c'è una mia armadietta, mi ero scordato. Munizione pompa. Forse sarà nell'arsenale pompa, non penso sia qui. Altra granata. Che cazzo è sta roba? Ah, un pacchetto di quelli, ok. Capito, capito. Come siamo messi in spazio inventario? Lo sapevo io che andava così. E ora, non so cosa troveremo lì. Spero non roba interessante.
pian piano. Io ho paura che faccia tipo tanto rumore la grata. Comunque io non so se qui su server hanno giocato una versione alfa del gioco. Dopo mi rivedo il loro video perché c'è. Sono qui. Che cazzo è successo? Hanno fatto saltare in aria qualcosa? Merda, 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 merda. Ok, non so perché siamo finiti qua. Penso tipo a un bivio probabilmente. Qui, ok, devo un attimino aspettare perché è arrivata, quindi c'è. Ok, si è allontanata. Credo. Perché è di qua che devo andare, probabilmente. Ci si perde troppo facile. Tutto a posto. Sono solo due per volta. Fatto rumore? Sì, ha fatto rumore. Che devo fare? Una medaglietta. Ma non c'era anche una porta? Aspetta, c'era una porta da aprire con un lucchetto. Qual era? Qual era la porta da aprire con un lucchetto? Forse era tipo. No, questi erano distruttibili. Forse era. Ma sì, comunque era una che probabilmente abbiamo già sorpassato. Un'altra granata, peccato che non posso. Ma potrei fare il trofeo però. Oh là là. Ah, il buco qui c'è per attirare la bestia qui dentro, se proprio voglio. Ma si continua a far saltare in aria da sola comunque, mi sa. Trofeo? Trofeo? Perché non mi dà il mio trofeo? Senti, dovrebbe esserci un trofeo, fai saltare in aria un gruppo di ratti con una granata. No, eh? Boh, vabbè. Fa niente. Nemici dei coglioni. Pieno di granate. La bestia non so che fine ha fatto perché si è fatta saltare in aria da sola una volta e poi può. Di siamo pieni di risorse. Abbiamo il generatore pieno di carburante. Siamo messi in una ottima posizione. Abbiamo un altro codice per l'armadietto. Ci mancano due armadietti, mi sa. Mi sono cagato in mano per un attimo.
Proveremo su questi a rifare un attimo il trofeo. Intanto sono vicino al save, quindi facciamo il save e poi. Dice amministrazione di qua. Boh, non lo so. Sempre qui finisco, sempre la stessa strada faccio. E sempre mi ripeto dove cazzo sono. Voilà. Quest'area teoricamente è finita. Penso che abbiamo preso tutto. Non credo, spero. Non mi sembrava che abbiamo preso tutto. Adesso fatemi riflettere un attimino sulla vita e sulla morte. Che qui ci sono cazzi pieni di culi. Culi pieni di cazzi. Ragazzi, mi sa che ci sono dei save point in ogni area. Sapete, siamo dei coglioni. Perché qui mi dice save point in tipo tre aree diverse. Saranno delle lanterne che non abbiamo visto. Vabbè, sti cazzi. Andata così. Ora abbiamo un grossissimo gruppo. No, non è neanche così grosso, dai. Andiamo in giro così. Tanto per essere sicuri. Preferirei così. Vabbè, se vogliamo essere sinceri, così posso aprire tutto. Quel che voglio e posso essere difendibile. Però boh. Dovevo esplorare in realtà, quindi. Cosa dovevo fare però? Ah sì, volevo controllare i trofei perché. Cioè. Tirato una granata, ok, che c'era di nuovo. Cioè, me l'ha restituita perché era lì, però. Adesso. In teoria. A parte che abbiamo l'armadietto da aprire anche. Hai aperto i cazzi. Mi sono tutte le borse tascabili. Coniglio di pezza. Non so dove sia. Fucile a pompa, non lo so. È ferito una bestia con una trappola. Io non so come cazzo si fa. Hai bruciato tanti cadaveri. Non so cosa vuol dire. Cioè, quanti vuole che. Hai fatto saltare in aria una porta utilizzando il fucile a pompa. Questa sarà da cava. Però. Hai sparato con un ratto un fucile a pompa. E questo, vabbè. Hai fatto saltare in aria un branco di ratti con una singola granata. Ecco quello che ho fatto prima. O sono scemo io? Vediamo. Internet. Amnesia. Bunker Granate Rats. Così vedo il numero preciso di razzi. Che magari dovrò disattivare il coso. Attirarli a me, no? Magari devono essere tanti. Vabbè, ho scritto Granade. È veramente malissimo. Il mio inglese è andato un po' a puttane. Trophy. 5 rats with 1 grenade. Disregard you to kill 5 rats with a single grenade. This is what I found was inside the arsenal area. Near where you retrieved the dynamite bundle key item. Ok. Giustamente. Armadietto, di là. Mi piace l'animazione che usa il medio per attivare la leva della torcia. Sono una stronzata, ma mi piace un botto. Come si chiama quello che abbiamo trovato? Bardin. Tocca culo.
munizioni né una cura. Sono pieni, cazzo. Tipo, siamo pieni, adesso spreco il proiettile. No, dai, abbiamo un caricatore pieno, dai. Monobon. E tornare alle prigioni, però. Altro save adesso che abbiamo entrambi cose chiusi. Aspettiamo un attimo che si evita le palle. Allora adesso dobbiamo andare alla prigione. Poi una volta andati alla prigione, se magari posso, come si faceva con il quadrato? Sì. Una volta andati alla prigione, qui in teoria sblocchiamo le tenaglie. Una volta che si hanno le tenaglie, io rifarei il giro appunto di qua e poi andrei qui, perché in teoria c'è tipo roba qui che possiamo sbloccare, perché direi quel punto, da quello che ho capito, del perché abbiamo fatto questo giro. A parte che, se posso dirla tutta, a me sembra che l'area della manutenzione sia stata una delle aree più semplici della mia vita. Perché mi metta sta musica? Vabbè. Quindi, dobbiamo provare a fare dei prigioni al buio? Ma proviamoci, dai. Perché la bestia era qui fuori comunque. 6:18, ok. Ho fatto 1:40. In realtà non è. Mi spiace un po' perché non è il mio amnesia preferito, però capisco, dai. Che possa piacere. Che cazzo però. Ah, direttamente fuori, dritto dritto. Oltre mission storage. Ah, se accendo la luce me lo ritrovo davanti così. Non è che andando avanti sbloccando gli oggetti chiave la bestia diventa più stronza, vero? Io ho paura che tipo. Io mi ricordo che nella prigione si sentiva un tipo un prigioniero tedesco, ho paura che tipo farà rumore, mi attirerà il mostro e cazzata. Oggi ci saranno tipo tutte le celle da esplorare. Ecco, è già qua. Dobbiamo usare una granata. C'è un mattone, cazzo. E mi sa che non parliamo tedesco. Forse. Mi chiamerà tortura. Ma abbiamo. Ci siamo segnati roba?
cazzo funziona sto po'. Ok, quindi è un'area piccola piccola. Meno male che non ho attivato il generatore. Grata, si entra con una grata. Ah, questo è da far esplodere. Per aprire tutte le celle devo. Ok, controlliamo bene cosa c'è nelle celle, però. Ah, questa è vuota. Questa potrebbe avere munizioni. Questa è aperta. Bottiglie e borsa. Ah, ecco le accesorie. Target. Fa male la testa, eh? Ne vuoi ancora, bastardo? Tre proiettili. Tre proiettili, cazzo, per farlo stare zitto e non rompere i coglioni. Quanto cazzo strilla questo? Oh, la rotta lei! Bastone, non mi interessa. Cazzo, non ho inventario per... devo davvero tirare una granata poi. Ah, ecco, qua ti avrebbe detto dovete... vi serve il capomastro. Intanto apriamo e poi pensiamo. Perché qua c'è ancora un'area da esplorare, no? Sì, non è stata la mia brillante idea sparargli colpi in faccia, però... Ma una delle mie più grandi brillanti idee, dai, avete capito cosa intendevo. Allora... Dobbiamo usare la granata assolutamente per la porta. Cosa c'è? Vediamo un attimino. Ok, nascondiglio più che altro. Un nascondiglio e basta. Ci sta, ok. È un'area piccola piccola perciò. Ok, il bunker è molto più piccolo di quello che mi aspettassi. Dai, è più fattibile. Beh, ci manca ancora un po' di aria, però. Ah, ma questa è quella che ho aperto prima, giusto? Che cazzo facevano in sto posto di me? Questa. E poi questa per levarci dalle palle. Se viene nella nostra direzione però mi cazzo, eh. Ok. Come siamo messi a ferite? Praticamente zero, perfetto.
Siamo liberati due slot di inventario. Nel caso ci servono oggetti. Uno ci serve. Quasi quasi sì. Tutti i colpi. Ne abbiamo usati tre, giusto? Peccato. E vabbè. Cazzo dura sto gas. Forse ha smesso. Sì, se non fa più rumore non fa più danno. Volevo testare proprio questo. Cos'è? Ah, carne. Allora, mappa. Ufficio della guardia, che è quello lì per poi poter far funzionare il coso. Salta interrogato. Ah, questa qui, sì, giusto. Ok, una bottiglia. Ah, vedi. Cos'è? Medkit? Ok. Ah, è vero che possiamo aprire tutti quegli schedari poi. C'erano informazioni probabilmente dentro riservate. Possiamo prenderci una bottiglia? No, dai. Ah, giusto, ho sbagliato il tasto per... non era il tasto giusto. Ah, posso? Così? Vado. Benessere. Non più benessere, non più benessere. Chiudi, 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 chiudi. Tanto fammi vedere se ci sono munizioni per caso, no, eh? Mi sa che ce ne mancano tre, abbiamo finito. Presumo. Eh sì, è qua, mi sa la bestiolina. Avrei voglia di tirargli una moto. Avrei tutte le altre sono vuote, ho iniziato un violento problema di interrogatori. Ah no, questa è... Ma no, questa è vecchia, l'avevamo già detta. Posso averla già detta questa. E invece sì, strano. Boh. Ah, cazzo. Se non funziona. Che vuoi fa? Sentiamo, ora che mi hai visto. Io ti beggo, guarda. Non puoi, è una di quelle che hanno fatto apposta perché non puoi rompere. Cretto. Allora, dicevo. A parte che ci dovrebbe essere qui il save. Secondo la mappa, qui dentro c'è un save. Nel Warden Office, dove siamo adesso, c'è un save. È questo? No, non c'è nessun save. O sono scemo io? O sono qui al centro? Secondo me li hanno tolti. Hanno lasciato un save solo, tipo. Sarà la mappa vecchia. Un save per aria sarebbe stato troppo bello. Comunque. Cosa volevo fare? Sì, volevo capire qual era la cella del prigioniero perché non me la ricordo. E tipo... Ci devo tornare con l'elettricità. Va bene, dai.
si va a casuccia. Non è lontano da qui tanto. Cosa siamo riusciti a fare? Cos'è che abbiamo ottenuto di oggetti? Non mi ricordo già più. Un medikit. Abbiamo visto un po' di cose che ci servono. E poi cos'altro? Credo che abbiamo solo sprecato granate. No, in realtà ci sta a toglierci un po' di risorse e fare del male alla bestia. Comunque è incazzatissima in quest'area qua la bestia, eh. Abbiamo trovato? Non mi ricordo. No. Che ne stiamo trovando così spesso che mi scordo quando le troviamo, capito? Più o meno. Ma vaffanculo, era qui. Evitando di dover far saltare in aria porte. Un coglione. Vedi, te lo segno quella. È il numero quella lì. Capito, no qua. Perché secondo me tipo se la tengo aperta arriva il mostro per via delle urla. Se invece la tengo chiusa la apro e poi prendo quello che mi serve è meglio. Dopo toccherà purtroppo andare effettivamente. Ah, prima esploreremo di nuovo tipo la zona centrale, quella, le cose che ci mancano. Poi però toccherà effettivamente tornare ai quarters. Che è la cosa che mi spaventa di più. La sala non mi spaventa per niente. Sì, giusto, devo attivare il generatore però. La roba che potrebbero esserci utili? In realtà no. Teniamo quello che abbiamo adesso. E basta. Forse potremmo prenderci una Molotov tanto perché. Per provargliela addosso. Al mostriciattolo. Pronti, partenza. Via. Questo non dovrebbe durare tanto. Sentivo i passi della bestia. Dove cazzo era la prigione, ragazzi? So che voi dite corri che. Però io non. C'ho voglia di correre perché attiro una merda. Ma dove vedo le cose che non c'è, che non esistono? Sono perfetto. Vediamo se sono aperte. Sì. Se tu non la smetti.
Forse è lui che lo attira, eh. Cazzo, un altro medikit. Sai che lì c'è la porta. Sì, infatti abbiamo... siamo full. Ah, di qua, giusto. Ah, guarda, rompere le scatole comporta trovare roba. È quello che arriva a bestia. Cazzo. Il tavolo, quindi lo straccio per terra. Cosa fa? Penso che questa sia l'ultima borsa di vento. No, ne manca una. Ah ah ah. Come l'accendo? Come si accendono le moto, fraga? Merda, non l'ho mai riempita di combustibile, cazzo. Qui ho molotov vuote. Un idiota, perché giustamente pensi che siano pieni di roba, invece. Sto stronzo. Che è successo? Mi si è bloccato il gioco? Vabbè, mi si è bloccato il gioco. Facciamo il carica cosa. Quindi c'ho bottiglie che non servono a niente se non le vado a riempire dal coso. Come si chiama? Dal. Vabbè, avete capito. Che cazzo? E vabbè, sarà una roba che useremo un'altra volta. Giustamente sono bottiglie vuote, non bottiglie di alcol. So che avevo già attivato il generatore. È che tipo stavolta io per cacciarla ci sono voluti tre proiettili. Un'altra volta ce ne sono bastati due. Io ho paura che tipo più volte le spari, più proiettili ti servono per scacciarla. Qui tipo 2, poi 3, poi 4, poi 5. Praticamente è questo che intendo con il torna sempre più veloce e più incazzata. Sì, spari. Almeno io la vedo così. Apriamo a fa la cosa figa. Apriamo tutto. Corriamo, prendiamo e richiudiamo. Ah, vedi, perché lui urla subito. Ci provo, bro, ci provo a salvarti. Fatto, tanto trofeo.
Via dai coglioni. Avevo capito che urlava. Non eravamo vicini. Facevamo troppo rumore quando dovevi stare vicino. Non ha senso perché c'è un buco secondo me dietro di lui. Però vabbè. Abbiamo le cesoie. Adesso l'unica cosa che voglio fare è fare il save e disabilitare il coso. E poi torniamo lì perché c'era, se non sbaglio, lo schedario da aprire. Ah, me lo fa come save? Non pensavo, però, ok. Così non abbiamo usato quasi niente di fuel. Qui non possiamo usare le bottiglie come fuel, probabilmente solo per riempire per le molotov. Cazzo. Ok, abbiamo tipo tutti gli utensili. Sto pensando al da farsi, sì, andare lì ad aprire quello che era chiuso, che non mi ricordo dove stava. Dico chiaramente. Chiaramente. E poi. Aprire quello che era chiuso di quest'area. E poi sì, possiamo anche andare nell'area nuova. Tra virgolette. Nuova. Dove cazzo sta andando questo arsenale? Sbaglio sempre tutto nella vita. O se la dica, se preferisci. Sempre adesso non so, adesso par più parlare, ragazzi. So più parlare. Merda, è qui. Azzus, cazzus. No, aspetta, sono andato oltre, mi sa. O no? No, non sono andato oltre. Ok, meglio. È già qua che rompe il cazzo. Eccolo qua. Era abbastanza ovvio che tenevano solo in documenti. Ti taglio i coglioni. Ok. Allora, dobbiamo. Cazzo, c'è la creatura qui accanto. Levarci dal cazzo, innanzitutto, è una cosa che dobbiamo fare. E anzi, fatemi vedere se. No, ok. Adesso useremo palesemente la mappa online per vedere cosa ci manca dell'area centrale, che non mi ricordo cosa dobbiamo aprire, cosa no. E poi. Vediamo. Si vede. Allora, pausa qui tattica. Vediamo un po'. Lockdown Grate. Ah, no, ok, quel senso lockdown grate.
ci mancano due armadietti, credo. Vediamo un po'. Ok, lì ce n'è una da aprire. Ok, intanto andiamo ad aprire quella. È nella medical store. Ah, giusto, quella iniziale, nella medical storage, è vero. Quella, le tue cose sono nel tuo armadietto. Penso sia questo. Ah, ok, un bel po' di cure. Che non ne ho bisogno in realtà, quindi boh. Lasciamo qui. Nel caso servano più tardi. Ah, ce la fa a girare qualcosa, ok. E questa era una. Poi, invece, il resto è nell'area verde, se non sbaglio. Dovrebbe essere sicuramente la grata, una grata. Poi non mi ricordo se tipo c'è un altro. Chained door e grate. Cioè non c'è un'altra chained door, cioè non chained door, chained dossiera, cose, avete capito, dai, cosa intendo. Ah, ma posso usarlo così? Ci posso provare a usarlo come arma, forse. Tagliare i coglioni. La vine chamber era di qua, mi sa, no? Di qua. Tutte quasi le strade sono aperte adesso. Bottiglie su bottiglie. Oddio quante! C'è niente. Io invece. Non sa dell'altro mondo. A noi sì. Noi sì. Qui tutte queste sono bottiglie vuote per fare molotov su molotov. Pensate. Io sono sicuro di aver visto più di una catena però di quelli dei dossier. Ma però ci accontentiamo. Faccio un check veloce della mappa. Prima in cellula e quello. Eh sì, sa che cazzi sono cazzi, ragazzi. Ok, quindi adesso noi teoricamente dovremmo andare a Soldier Quarters. Soldier Quarters. Che cosa ci manca? A parte ovviamente l'enigma, giustamente.
gate. Nessun door, padlocked door, locked door. Nessun double door. Forse ci mancano un po' di porte distruttibili, però ora abbiamo le granate, quindi abbiamo siti ancora di granate, spero di sì. Andiamo. Questa è una di quelle che si può aprire, sì. Ne merito, cazzo. Vai là. Siamo messi a buon punto. Io pure di questa cosa qui. E tunnel, secondo me è un'altra area. Abbiamo una granata. Diciamo che prendiamo entrambe le granate. Lasciamo qui le cure. Gli utensili ci servono. Io boh, che cazzo portare. Di questo non sono più molto sicuro, visto che spazzini e predatori. Come il cazzo. Allora è qui. Ci serve elettricità in realtà per risolvere questo enigma, quindi come che era? Vediamo un po'. Attiva questo. Cioè, devo attivare quelli che sono segnati, giusto? Sì o no? Full game fast walkthrough with commentary 16 minuti e 27 secondi, ok. Interessante. A parte che vorrei zoomare, cazzo, perché non vedo bene. La comm room. Ok, ho capito, sono tre linee diverse. Noi dobbiamo dare energia alla comm room. Quindi noi dobbiamo solo dare energia a questo, a quello blu. Credo. Avrebbe senso. Io dobbiamo salvare tutto tranne quello. Penso che sia così da fare, vai. Dobbiamo andare quindi al Soldier Quarters, che è la di Mission Storage. Quindi sinistra, sinistra, ok. Eskoski. Che è di qua, ma non è di qua? E non me lo ricordo, è possibile che sia così scemo?
E adesso di nuovo qua. Cazzo è? Esci sinistra dritto. Di qua. Credo sia questo. Questo è il nulla cosmico, quindi andiamo. Perdita di tempo. Allora, com'è che è? Scusate, com'è che è? Devo attivare tutti quelli lungo quel muro. Quindi qui no. Sì, qua dovrò fare su giù un botto, ragazzi, scusate, ma... Questa è la communication room, quindi questo è il muro che devo attivare, quindi devo disattivare tutto quello che si può disattivare. E questa era la prima stanza, questo è... Questo è da disattivare. No, aspetta, questa mi sa che è da attivare. Aspetta. Sì, questa è da attivare. Niente. Giusto. E questo. E penso siano attivate, no? Però non so dove è la chiave. C'è una trappola per terra di prima che già non mi proprio dov'è. Cosa che non va. Non ci sono ancora mai stati. Ah, cosa c'è nella security? Quella è la security, ok, quella è la security. La chiave di communication key, ecco cosa c'è nella security. E chi sarà? Adesso sono cazzi. Vabbè, la devo aprire tanto. Non c'ho un mattone?
No, giusto, giusto. Potermi nascondere sotto quel tavolo non si può. E invece sì, scherzavo. Basta che ti devi dal cazzo perché mi devo anche sbrigare. Quanto carbonato ho trovato? Due. Devo provare a venire qui. Dai, hai rotto il coso, sei contento? Ecco, dopo il sabotaggio delle gallerie stanno aumentando i livelli di sicurezza ovunque. Mi è stato ordinato di chiudere la porta della sala comunicazione. Nasconderò una copia della chiave nella mia brandina in caserma. Ah! Sono andato goff, ecco perché. Ok. Qui avrei potuto già averla se solo avessi saputo. Goff. Pursue goff, ok. Sono le... me la mi devo rifare tutto il giro, vero? Ah no, qua. E poi finta elettricità, vero? No, non è vero, non può essere finta elettricità perché... sento la musica. Thank you.
Allora, a parte questo, manca. Una grata qui. Vicino alla cucina. Sono cagato, cazzo. Questa è la cucina. E era qui la grata, giusto? Ultra safe stare. Che sto usando? È un'area che non abbiamo visto questa. Qui sono alberi. Un'area esterna forse. Forse quando siamo usciti dal bunker. È finito il cazzo di generatore. È una creatura nel culo. Stavo andando piuttosto a caso. Mi sa che ce l'ho nel culo, tipo. Non so più dove cazzo sono. Ok, no, sono giusto, sono giusto. Pensavo mi avrebbe ferito così velocemente. Poi penso a curarmi. Siamo bene, sì, abbiamo abbastanza carburante per il futuro se serve.
Non so se ci serve carburante per l'arsenale. Fammi preparare già la mappa dell'arsenale per capire se c'è roba che ci manca. Tipo il cazzo. No, in realtà non c'è molto nell'arsenale. Mi sa che saranno tipo gli ultimi medaglioni, sicuro. Credo. Sbiro. Ispiro, ispiro. Indido. Ho tentato di dirvi ci becca la prossima comunque. Penso che lo farò perché comunque abbiamo fatto un botto di progressi, cioè siamo verso la fine, credo almeno. Quest'area qua. Poi giù ai tunnels. Nel dubbio che ci metto, eh. Mi fa piacere che tipo dopo che abbiamo speso già un botto di ore di gioco, un botto, avete capito? Abbiamo imparato come cazzo si usa la benzina. Questa e questa probabilmente ci serviranno nella... Anzi, io controllo, affanculo, destruct tipo door, locked door, chained door. Non c'è nessun altro di... nessun'altra roba di grata. Quindi in teoria potremmo lasciare il gancio, che cazzo dico. Potremmo lasciare la... come si chiama? La chiave inglese qui. Abbiamo una sola granata. È il che mi spaventa un po'. Io non so se posso rompere qua. Ah no, non è vero, abbiamo due. Ok, ottimo, ottimo, meglio, meglio. A questo punto lo lascerei. L'unica altra granata che c'è. Direi che possiamo provare ad andare così. Per quanto riguarda me, poi non so voi. Io non so voi. Voi non sapete me. Io non so un cazzo, pararara, parare. Voi che mi dite? Voi che mi fate? Io non so un cazzo. E vai, frate. Allora. Io non so dove è l'ultima borsa, tra parentesi. Salviamo. E penso che per oggi può bastare così, ragazzi. Abbiamo fatto abbastanza per quanto mi riguarda. Molto, molto, molto. Abbiamo fatto moltissimo. Prossima volta, che non so quando sarà, come sempre, andremo all'arsenale finalmente. Con tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il codice. Spero se lo sia segnato. E il codice. Coso per spaccare le catene. E via. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bye bye.